Ciao Irenia. Beh, ho pensato che forse ti farebbe piacere sapere cosa penso di te. Cosa penso di te? Quando sei nata, io ho avuto dei problemi, è accaduto qualcosa di strano. Nel momento in cui mi hanno detto che tu eri nata, e che eri albina, io sono entrato dentro di me a cercare qualcosa. E mi sono chiesto: che cosa vuole da me? Adesso ero diventato padre. Prima ero una persona. Ma quando sei nata tu sono diventato padre. E adesso cosa faccio? Qual è il padre ideale? Come faccio ad essere un buon padre? Quale strada seguo? Ho delle indicazioni a destra e a sinistra? No, non ne avevo indicazioni, Lenia. Sono nato anch'io, sono diventato padre. Diventato padre con la mia caratteristica. È un bel casino però. Da una parte, ma dall'altra per fortuna no, perché per fortuna io credevo già in quello che credo e quindi ti ho vista come un essere spirituale che ha scelto me come padre per guidarla nella vita. E così mi sono caricato di responsabilità. Ma dentro di me io non ero felice. Io avevo dentro un vulcano. Non potevo fare quel tipo di padre, non potevo, non ce l'ho fatta. Avrei voluto farlo, ma non ce l'ho fatta. Non potevo starti vicina, perché vicino a te purtroppo c'era una madre, tua madre, che mi creava dei gravi problemi, avevo dei grossi problemi. La mia vita era... Non avevo più nulla, ero solo. E dopo 6 anni sono riuscito in qualche modo a sganciarmi da quella situazione, ma non da te, perché poi abbiamo continuato la nostra crescita insieme, ma almeno sono sopravvissuto, perché era terribile per me vivere quell'esperienza. È stata terribile. Tu non hai idea quanto.
Io ho sofferto davvero tanto. Quando ho lasciato tua madre. Perché in fondo io l'amavo. È vero, è una brava donna. Però non mi riempiva l'animo. E allora ho dovuto scegliere fra la vita e la morte totale della mente, di tutto, l'annullamento. E allora sono andato a cercare un po' di felicità nel mondo. E per fortuna noi abbiamo continuato il nostro rapporto che è cresciuto. È cresciuto piano piano fino a quando ai tuoi 12 anni hai deciso di venire a vivere con me. È stata un'esperienza straordinaria per me che non mi aspettavo. Mi ero rassegnato a vivere la mia vita da padre di serie B. Invece la vita mi ha regalato questo dono, il fatto di poterti essere vicino tutti i giorni e vederti crescere nel momento più importante della tua vita, dai 12 anni in avanti. Sono sempre stato orgoglioso di te, ma sai, Ilenia, tu sei nata così, come io sono nato così, come ogni essere umano nasce così. Io non ho fatto molta fatica con te, tu mi hai dato grandissime soddisfazioni. Tutti i padri usano queste parole, ma le uso io. Le usa un padre diverso dai normali. È chiaro, lo sappiamo entrambi che io non sono tanto normale, però non dimenticare che anche tu sei mia figlia. E dentro di te scorre anche un po' della mia caratteristica. Forse non così, perché è chiaro. Forse non così, ma mi hai scelto come padre. Ho accettato di esserti padre per poter vivere insieme un'esperienza che avrebbe fatto bene a te e avrebbe fatto bene a me. Scelto come colui che in qualche modo avrebbe dovuto farti vivere sulla terra con un imprinting. Quella di tuo padre. Adesso faccio un altro video perché altrimenti YouTube mi frega.